Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi tratterò questo argomento, ovvero quanto costa mantenere una moto. In pratica, allora, quando andiamo a comprare una moto, pensiamo in primo luogo solo al prezzo, quanto costa comprarla. E poi magari più tardi pensiamo, ma quanto mi costa mantenerla? Oggi vi voglio dare un po' una linea, diciamo, su quello che sono i costi appunto per mantenere una moto. Allora, quindi togliendo il costo d'acquisto, appunto, il primo costo che mi viene in mente, metterò i costi annuali, quindi sarà un costo annuale quello che andrò. Il primo costo che mi viene in mente è l'assicurazione. Qua dipende sempre un po' dalla regione in cui siamo, dalla classe di merito, però diciamo dalle garanzie che inseriamo nell'assicurazione. Ad esempio, io per la mia Tracer 700, essendo in una classe bassa, in una regione, la Lombardia, che comunque è una regione di quelle che costa di meno, in cui costa di meno l'assicurazione, io vado a pagare sui €600, compreso di furto incendio, tutte le garanzie immaginabili. Quindi il mio costo, diciamo, non vi metto qua il costo che pago io, ma metterò un po' un prezzo, diciamo, una via di mezzo tra le più care e le meno care. Quindi, ipotizzando che comunque facciate un'assicurazione completa con furto incendio e tutto, ipotizziamo un costo annuale di €1.000. Costo che è ipotetico, ripeto, questo sempre dipende dalla regione, dalla classe di merito, dalle garanzie che inserite, però grosso modo le cifre credo che siano queste. Altro costo fisso di una moto, e il cui costo dipende sempre dal tipo di moto, dai kilowatt, dalla regione anche in cui vi trovate, in cui abitate, è il bollo, ovvero la tassa di proprietà. Io per la mia pago sui €70. Facciamo anche qua una via di mezzo e ipotizziamo un €120 di bollo. Oltre a questo, comunque, annualmente dobbiamo sostenere dei costi di manutenzione, che possono essere ordinarie, come i tagliandi, le revisioni, tutte queste cose qua. Oppure straordinarie, ad esempio, faccio un esempio: devo cambiare le gomme, che comunque non sono cose che cambio tutti gli anni, magari si fa un anno sì, un anno no, dipende sempre anche i chilometri che fate. Quindi io ipotizzo un costo di manutenzione sempre annuo, lo ipotizzo, facciamo che un tagliando olio filtri normale costa attorno ai 150-200 euro, poi dipende sempre anche dove andate. Ad esempio, la Yamaha ha il listino prezzi e il primo tagliando mi è costato 120, il prossimo tagliando dei 10.000 km mi costerà €150, quindi comunque ipotizziamo un costo di manutenzione attorno alle €800 all'anno, restando anche abbastanza alti. Ok, oltre a questo, comunque, se noi dobbiamo andare in giro, abbiamo comunque un costo per quello che è il carburante. Beh, essendo che andiamo in giro, ipotizziamo che annualmente facciamo 10.000 km, quindi benzina per 10.000 km,
ipotizziamo comunque la nostra moto fa 20 km al litro, qui comunque sempre dipende dalle moto che avete. Questa cosa qua è quello che può essere più o meno il costo, poi non è detto che comunque la vostra moto consumi 20 km al litro, quindi avendo fatto 10.000, facendo 10.000 km all'anno, consumando la moto 20 km al litro, arriviamo al risultato che abbiamo comunque 500 litri di benzina annui. Ok, facciamo un calcolo anche qua approssimativo, facciamo per 1,6 euro al litro, che è il prezzo medio italiano, diciamo, per la benzina. Facciamo poi il calcolo, quindi facendo la moltiplicazione arriviamo anche qua a circa 800 euro di benzina all'anno. Quindi sommando un po' questi costi abbiamo il nostro costo annuo della moto, ovvero facciamo un po' la nostra addizione, 8, 16, 1, 17, 7 con 1, ovvero all'anno dobbiamo mettere in conto che la moto ci costa 2.720 euro. Questo qua, ripeto, è un calcolo approssimativo, nel senso che comunque può essere di più come può essere di meno. Ad esempio, io non pago così tanto di assicurazione. Bollo io anche qua, non ne pago così tanto, però ad esempio, la mia moto vecchia pagavo di bollo più o meno questa cifra qua, perché comunque i kilowatt erano molto di più e quindi diciamo che questi prezzi possono variare a seconda della moto che avete. Se è nuova, se è vecchia, se è una moto più vecchia, giustamente per fare 10.000 km spenderete un po' di più di benzina, perché comunque non ha i consumi che hanno le moto nuove. Quindi questo qua è un po' una cifra che ho voluto mettervi per farvi capire un po' quanto potrebbe costare una moto. Sono cifre ipotetiche, ripeto, però grosso modo si avvicinano. Quindi io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, un po' i costi di gestione di una moto, di un mezzo come la moto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un mi piace appunto se vi è piaciuto il video e alla prossima. Ciao ciao!